Nel 2024 è ancora possibile giocare al multiplayer di God of War Ascension? La risposta è sì, noi l'abbiamo fatto, abbiamo preso pure un sacco di batoste. Ma prima di discutere il fattaccio, vi invitiamo come al solito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri mirabolanti contenuti video. Negli ultimi tempi la platea videoludica è tornata a parlare del discorso preservazione dei videogiochi, con un'attenzione particolare a quello che riguarda il mondo del digitale, che sta prendendo sempre più piede nelle nostre abitudini di fruizione e acquisto. Eventi come la revoca delle licenze di The Crew oppure la chiusura recentissima dello store di Xbox 360 portano infatti il pubblico a chiedersi ragionevolmente cosa succederà una volta che le grandi compagnie decideranno di staccare la spina e rimuovere dall'etere i loro giochi preferiti. Considerando la moltitudine di elementi che confluisce in questo discorso, tra logiche commerciali, interessi legati alla preservazione del videogioco come opera, come artefatto culturale e anche discorsi sulla sostenibilità, è davvero difficile trovare la quadra e individuare soluzioni davvero valide. È un casino. Su queste note ci siamo fatti una domanda. 10 anni dopo la pubblicazione di un titolo, magari con 2 generazioni trascorse, c'è ancora qualcuno che frequenta il comparto multiplayer di un titolo? Uno che magari non era proprio incentrato sul multiplayer? Apparentemente la risposta è sì, e come da introduzione noi l'abbiamo provato con mano buttandoci a capofitto nel multiplayer di God of War Ascension e contestualmente uscendone con le ossa rotte, spappolate, morti ammazzati tantissimo. Per chi non lo sapesse, God of War Ascension, il primo cronologicamente della saga, ospitava una modalità multiplayer che si configurava come una sorta di arena brawler, nella quale i giocatori venivano catapultati pronti a scannarsi fra di loro o a unirsi in cooperativa sia su schieramenti opposti che contro minacce guidate dall'IA. C'era un bel po' di robetta da fare. Si partiva scegliendo un'affiliazione divina che determinava le caratteristiche di base del personaggio e gettava le basi per la sua evoluzione pseudo-rolistica, dopodiché fondamentalmente si andava a distribuire qualche schiaffo in giro per il mondo. Durante gli scontri la stabilità generale dell'esperienza si è testata sui livelli che è lecito aspettarsi da un titolo del 2013. Non abbiamo riscontrato problemi di particolare caratura. Insomma, abbiamo giocato per un bel po', c'era gente. Peraltro, togliendo il fatto che ci siamo trovati contro avversari di livello divino con indosso armamentari leggendari e chi più ne ha più ne metta, possiamo dirvi che è ancora un gameplay abbastanza godibile quello che offre God of War Ascension sul versante multigiocatore, e la cosa ci ha sorpreso in positivo. Insomma, al di là delle batoste ricevute più che altro sul viale dei ricordi, è stata una scoperta piacevole, con tutto che ovviamente rappresenta un singolo caso che potrebbe anche essere isolato. Al di là di tutto però, il nostro esperimento ci ha insegnato che è sbagliato dare per scontato che giochi magari vecchi di un decennio siano del tutto abbandonati, e che questo fattore può avere un peso nei ragionamenti sulla preservazione del videogioco. A questo punto, come al solito, vi invitiamo a farci sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri pareri sulla questione conservazione del videogioco, che ne pensate della mia incredibile prestazione battagliera e soprattutto se ricordate con piacere il multiplayer di God of War Ascension. In attesa di leggere la vostra e le probabili prese per i fondelli legate alle mie prestazioni, ci diamo appuntamento al prossimo video. Sì, mi hanno fatto male. Ciao!